Buongiorno, oggi vi voglio parlare dei reati commessi dai minori, dai minorenni. In questo caso è molto importante l'età, infatti fa da spartiacque il 14° anno di età, in quanto prima di aver compiuto i 14 anni il minore che ha commesso un reato non è imputabile, non ha la capacità di agire e quindi non subirà un processo penale innanzi al tribunale per i minorenni. Se però siamo in presenza di reati particolarmente gravi e che quindi dimostrano la pericolosità sociale del minore, allora potrà essergli applicata una misura di sicurezza in libertà vigilata oppure in comunità. Diversa la situazione per i minori che hanno commesso un reato e che lo hanno commesso quando avevano già compiuto i 14 anni di età, quindi tra i 14 e i 17 anni, perché saranno soggetti necessariamente ad un processo penale minorile davanti al tribunale per i minorenni. Quando si è in presenza di minori che hanno commesso reati, ovviamente questi vanno tutelati al fine di evitare situazioni pregiudizievoli che durino per tutta la vita. E di conseguenza, nell'ambito del processo minorile, la finalità è quella di rieducare, di risocializzare il minore che ha commesso il reato. E allora vediamo che per esempio il processo minorile potrà essere temporaneamente sospeso se il minore chiede la messa alla prova, vale a dire che seguirà un progetto, un programma concordato con gli operatori dei servizi sociali minorili, al termine del quale, se il tribunale lo giudicherà rieducato, allora potrà emettere una sentenza con la quale dichiarerà estinto il reato. Ma va anche detto che il minore che ha compiuto appunto i 14 anni e che quindi è imputabile potrà anche ottenere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto oppure per perdono giudiziale. Infine va precisato che nell'ambito del processo penale minorile la vittima non può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno.